Vorrei affrontare qui, oggi, il 20 dicembre del 2010, un discorso generale facendo il punto sui rapporti tra la verità della fede, per come fu rivelata da Gesù Cristo, e la verità per come risulta oggi nel massimo livello in relazione all'assetto generale dell'esistenza mediante la relatività generale illustrata da Albert Einstein. Voi direte che è difficile trovare dei punti in comune, mentre invece io vi dimostrerò come la verità della relatività generale di Einstein rientri in una verità ancora più essenziale che fu introdotta nel finire del 1700 dai francesi dell'Accademia delle Scienze, quando vollero che per tutte le unità della fisica fosse ottenuto il rispetto del fondamentale ciclo di 10 decimi. E come a sua volta questa determinazione degli illuministi giaccia interamente nel principio fondamentale ed essenziale ricondotto e riconducibile a Gesù Cristo, quando egli rivela che Dio è distinto e distinguibile nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per essere semplice, io vi dirò che la formula generale della relatività di Einstein, che come sapete rivela che è l'energia uguale mc2, ossia la massa moltiplicato per il quadrato della velocità della luce, rivela l'unità dell'energia quando, come ogni unità, nel suo contenuto essenziale, sia il prodotto tra due opposti, perfetti opposti, quali possono essere l'ammassamento e l'espansione totale dell'ammassamento. Perché quando l'ammassamento, giunto fino al limite unitario, si moltiplica per l'espansione assoluta di questo ammassamento unitario, allora si verificano quei rapporti, quelle relazioni, quelle interazioni tra i due opposti configurabili nell'ammassamento e nell'espansione, il cui prodotto, come ogni prodotto tra enti perfettamente opposti, determina l'unità. In questo caso, le due forme relative assunte dall'ammassamento e dalla espansione elettrica dell'ammassamento magnetico mette in atto l'unificazione spinta a livello tale che le due forme relative dell'ammassamento e dell'espansione si annichiliscono nella energia potenziale, che è la forma essenziale a monte delle due configurazioni reali
assunte dall'ammassamento nella materia e dalla espansione assoluta nell'onda della luce. Infatti, le due forme della corporeità e della radiazione ondosa non sono altro che le due entità ben divise che, interagendo tra di loro come due enti perfettamente opposti, si risolvono nel valore unitario della energia che li vale, proprio come interazione tra due opposti. Ora, non si fa molta fatica a ricondurre l'unità dell'energia nel ciclo unitario di ogni cosa che gli illuministi francesi vollero determinare, costringendo ogni unità della fisica a rientrare nel ciclo 10 dell'unità posta come 10 decimi. A monte dell'equazione di Einstein E uguale mc2 c'è quindi il ciclo 10, che è relativo anche all'unità dell'energia. Quando noi esprimiamo l'energia intera come un intero volume, noi vediamo benissimo che questo volume di energia è determinato dal prodotto tra una virtuale area di flusso e il relativo flusso. Noi possiamo anche immaginare questo flusso come la caduta di un reale ente fisico, come l'acqua che appartiene a un piano avente una certa entità di energia potenziale, la quale si metta in atto quando questa quantità cade da quel livello di energia a un livello più basso di energia. Allora quell'energia diventa massa e è in grado di produrre un lavoro, per esempio azionando il magnete che poi determina il flusso di energia elettrica. Ma a questo punto vediamo ricondotte la massa e l'energia in questo modo. L'energia è il piano di energia potenziale che poi può cadere quando diventa massa, perché le è dato il modo reale di cadere per una certa lunghezza, per una certa altezza. Noi possiamo rappresentare questo anche non solo in termini di caduta verticale, ma anche di traslazione, nel senso orizzontale. Quando abbiamo la sezione di un flusso che è un'energia in potenza che si trasforma in massa quando solo entra in atto il tempo di una traslazione di questo piano per un ente che dimensionalmente sia lungo 1, tanto che 9 per 1 diventa esattamente la massa 9. La massa 9, che è relativa sempre a 1, è un 9 a 1 in cui quel 9 è un piano 3x3 e quell'1 è quel rapporto inverso al 3x3 che è dato dal rapporto 3 diviso 3 che è uguale a 1. Quindi vediamo a questo punto che il ciclo unitario della massa è della sua energia sono l'energia che appartiene a un piano espanso 3x3
che avanza quanto 3 diviso 3 e riguarda proprio esattamente e pienamente quel ciclo 10 cui appartenevano e apparterranno sempre sia l'energia, sia la massa, sia lo spazio, sia il tempo, ossia tutti gli enti che troviamo presenti nella formula che riguarda E come energia 1, la massa come massa 1 e l'espansione come quella espansa nel piano trasversale 3x3 uguale a 9. E capiamo che il riferimento assoluto intero della relatività generale di Einstein esiste quando, data la massa 1, che è proprio l'ammassamento unitario 3 diviso 3 delle tre dimensioni del volume, nella dimensione 1 di un lato, quando data la massa 1, la energia C2 numericamente è ricondotta ad essere 9 volte questo 1. 9 espresso come area, ma anche l'area a suo modo di essere è ricondotta ad una grandezza lineare, perché il 3x3, 9, mette in linea i tre lati di un volume, messi tutti su una linea sola che diventa lunga 3, e moltiplicando il 3 per il 3 si ottiene l'area intera del flusso tridimensionale riguardante l'energia. È proprio quell'intero spostamento 9 dell'unità presente nel ciclo 10, quello determinato per ogni unità dalla previsione stupenda degli illuministi francesi, quando vollero ricondurre ogni ente reale e materiale a un ciclo virtuale sempre uguale di 10 unità decime, che riguardasse enti per quanto essi fossero apparentemente diversi tra loro, espressi nelle forme dell'energia, della massa, dello spazio, del tempo, insomma di ogni unità reale della fisica. Vediamo dunque che la relatività di Einstein deve giacere in due opposti, come la massa e come l'energia, tali che la massa sia la tridimensionalità dello spazio divisa per se stessa e diventa uno. La forma contrapposta, riferita sempre alla stessa tridimensionalità dello spazio, deve essere quel 3x3 uguale 9, che è proprio il calcolo opposto riguardante la dimensione 3 dello spazio e che pertanto diventa un'area, una sezione, mentre invece l'altro termine, quello opposto, perché area e flusso sono perpendicolari tra di loro, quindi sono opposti, l'altro termine opposto, mentre il primo è 3x3, è opposto come 3 diviso 3. La C2 deve essere 9. Se non è 9, c'è evidentemente un errore, ed è l'errore che impedisce l'unificazione della fisica, perché se C2 non è veramente unificata, non possiamo avere l'unificazione della fisica. Ora, guardiamo bene il riferimento di questa fondamentale determinazione della relatività generale a quella relatività generale che fu espressa da Gesù Cristo quando svelò Dio come uno e trino. Intanto bisogna cercare di capire Dio
chi cosa sia. Dio è il fondamento assoluto, adimensionale, non determinato, infinito, che è all'origine di ogni reale determinazione. Togliamogli quell'aspetto umano, quell'aspetto determinato. Consideriamolo proprio come l'ente assoluto che è il padre di ogni realizzazione concreta legata al nostro essere. Ebbene, è un principio virtuale, è proprio un principio virtuale espresso in un modo trinitario quando è espresso come 10 elevato a 0, ossia l'unità assoluta sulla base del ciclo 10, che è uguale alla composizione analitica divisa nel massimo modo quando è divisa nel prodotto dato da 10 elevato a più 1 moltiplicato 10 elevato a meno 1. 10 elevato a più 1 si colloca come quel padre che è all'origine virtuale di ogni cosa, perché laddove ogni cosa è espressa nell'ente reale attraverso gli stessi numeri che furono riconosciuti ideali dai fisici, dagli illuministi francesi, quando questo padre è espresso come 10, è il padre di ogni possibile numero. Infatti ogni numero diventa dato dal logaritmo decimale di una potenza 10 che ha quel numero come esponente. Infatti il logaritmo decimale di 10 elevato a 3 è quel 3 che toglie di mezzo la comune base 10 su cui poi ogni numero è un numero che appartiene al sistema decimale. Imporre il sistema decimale significa imporre una base comune 10 a ogni cosa. E questa base 10, che è intera quando è 10 elevato a più 1, si rivela a questo punto il padre di ogni numero, che consente poi una sua percezione differenziata nelle diverse qualità di massa, spazio, tempo, energia e tutto quello che si vuole. Ecco che a questo punto, quando Gesù Cristo introduce il Padre assoluto, sta realmente introducendo un 10. E la prova l'abbiamo dal modo con cui nella religione ebraica Dio si impone rivelandosi a Mosè. Gli detta il decalogo, ossia un insieme di 10 regole. In assoluto è il 10 l'esistenza differenziata di tutti gli ordini divini che sono scritti proprio in queste tavole che sono consegnate a Mosè dal Dio che si rivela io sono chi sono, senza precisare chi sia, perché dire io sono chi sono è ancora all'interno di una indeterminazione che sarà Gesù Cristo a determinare come io sono Padre, Figlio e Spirito Santo. Beh, questa determinazione, che poi proprio e solo nell'ebraismo lascia alla parte di Dio le decime, rivela esattamente Dio come uno, perché impone 10 regole e la sua parte la definisce nella decima. Ecco, vedete come la religione nel filone dell'ebraismo già è l'antefatto di quanto poi Gesù preciserà
all'interno del ciclo 10, differenziandolo in quel sistema trinitario che nella nostra dimensione è dato dallo spazio, e invece il tempo che rende simultaneo tutto lo spazio nell'unità è proprio il valore unitario di una equazione, quella fondamentale, tra 1 uguale 10 decimi, laddove 1, volendo conservare la stessa base 10 degli altri due termini, è 10 alla 0 uguale 10 alla 1 per 10 alla meno 1. Vedete? A questo punto Gesù, tradotto in numeri, in quei talenti che disse erano il patrimonio di ciascuno, dà proprio attraverso il numero il modo reale di organizzare la possibile percezione della nostra realtà. Perché non dobbiamo dimenticare che alla base della realtà esiste sempre lo spirito soggettivo che attraverso le proprie qualità dell'immaginazione riesce a trasformare algoritmi, numeri, ritmi della numerologia in precise percezioni qualitative, come la luce bianca che contiene ogni possibile frequenza e che, se è senza alcune di queste frequenze, si differisce poi e escono dal bianco, da questo bianco che state vedendo in questa natura, tutte le altre cose. Io oggi sto facendo la stessa cosa rivolgendomi al bianco che è intorno a me, a questo che è quel valore essenziale da cui poi vengono fuori tutte le altre cose per sottrazione. Come vi ho spiegato altre volte, noi partiamo dalla possibile coloritura del nostro mondo da una condizione iniziale omnicomprensiva. Se avessimo una tela solo bianca, a noi sembrerebbe non ancora cominciato il dipinto su quella tela. È solo quando in ogni pixel di quella tela noi creiamo sottrazioni di frequenze e differenziamo quindi ogni punto della tela per colore, intensità, luce, tono e così via, solo allora possiamo avere un bellissimo quadro. Ed è così in natura. Noi partiamo dalla definizione totale e comprensiva, data proprio da 10 decimi, che è un valore assoluto, ma che può essere visto nelle relazioni che intervengono quando noi abbiamo prima diviso e poi moltiplicato tra di loro i due opposti generazionali dati dal padre e dal figlio. Noi, creando padre e figlio, però collegati da quello che elimina la divisione in due parti, stiamo semplicemente analizzando una totalità. E sapete bene che l'analisi di una totalità è sempre ottenuta a partire da una qualunque delle posizioni intermedie, perché noi dobbiamo vedere questa totalità nel suo farsi. Possiamo fare proprio come quando realizziamo un dipinto, partire dalla tela bianca e togliere, ossia partire dal momento della vita umana che è piena, completa, è bianca, alla fine della sua vita, perché solo allora essa è completa, partire dalla completezza e tornare indietro. Se tornassimo indietro fino al principio, con un moto originario che noi non possiamo vedere, perché noi vediamo qualcosa solo in relazione a una che preesista, e quindi questa è quella che preesiste.
solo attraverso questo ritorno all'origine, partendo dal totale già pieno, noi ci ritroviamo nel punto iniziale della vita, che poi possiamo osservare in modo apparentemente libero attraverso il ritorno allo stesso punto da cui eravamo partiti quando la nostra vita era completa. Ecco come nella concezione di tutta la realtà noi stessi originiamo da questo insieme di verità legate a una relatività assoluta, generale, che esiste e in cui oggi l'uomo che si illude di essere arrivato chissà dove sta semplicemente mettendo i puntini sulle i che già facevano parte della rivelazione dell'esistenza data da Gesù Cristo.